spesso e volentieri a livello creativo saper fare una cosa costituisce un limite. Ci sono alcune cose che non passano di moda e questi sono i valori. Ci confrontiamo su produzione, comunicazione e relazioni con imprenditori, analisti e comunicatori di oggi. Pablo Picasso è un classico, eppure quando era vivo risultava dirompente, provocatorio, fuori dagli schemi. Una volta gli chiesero: «Maestro, lei cosa cerca?» E lui rispose: «Io non cerco, trovo». E allora vi chiedo, nello stile, nella musica, in genere, il classico si può cercare? Bisogna assolutamente cercare di percorrere strade che non sono mai state percorse da nessuno, cercare di non seguire regole, o meglio, le regole è bene impararle, però poi anche disimpararle. Penso che il classico sia un punto di partenza, però lo stile, per essere uno stile, non deve essere esistito prima. Spesso nasce da una follia che ti fa cercare qualcosa che prima non c'era e che risponde solo ed esclusivamente a qualcosa che vuoi. Se c'era un gruppo che rispondeva alla definizione di rock, ancora erano i Foo Fighters. Avete deciso di chiamarli con una modalità del tutto atipica e nuova e che vi siete inventati e vi siete partiti, poi sappiamo che ce l'avete fatta, abbiamo visto tutti il video, eccetera. C'è stato un momento in cui hai detto: sì, però io non la so fare sta cosa. Non avevo mai organizzato un evento in tutta la mia vita, però ho fatto una cosa molto semplice, sono andato ai miei amici e gli ho chiesto se mi davano una mano. E la cosa impegnativa era stata magari convincere queste persone a lavorare gratuitamente per un anno a una cosa assolutamente strampalata. Capita nello stile che ci sia un totale outsider che arriva e rimette a posto le cose, inserisce degli elementi che prima non c'erano? Spesso si dice che chi fa la moda, chi genera altre cose nuove è qualcuno che la moda non la sapeva fare. La Schiaparelli nel 39 è la prima che mette una cerniera lampo su un vestito da sera. Se lei fosse stata una stilista, una couturier, non l'avrebbe mai fatto. Quindi è proprio un concetto di qualcuno che arriva da un altro luogo e gestisce quelle cose con un'altra filosofia. È l'unica strada in questo momento.